Quest'opera, chiamata Strobocile 2021, è in qualche modo la sintesi di tutte le ricerche sulla luce stroboscopica che ho fatto dal 1965 ad oggi. Naturalmente, rispetto alle opere iniziali, questa è tecnologicamente molto più evoluta. E usa l'elettronica, usa comandi di interazione più facili, è un'opera che può durare moltissimi anni, specialmente avendo una destinazione museale. Come si può vedere, io accanto a Strobocile 2021 passo le giornate e faccio moltissime foto, moltissimi video, perché le possibilità di produzione di immagini di quest'opera sono praticamente infinite. E si lavora su alcuni parametri, luci accese o spente, le luci sono naturalmente quei colori primari, RGB, e poi su tutta la durata del picco di luce e naturalmente delle frequenze di luce stroboscopica. Facendo interagire queste variabili, queste variabili tecniche, le variabili di immagine sono enormi. Spero di non avervi annoiato, so che il video è lungo, in rete non bisognerebbe mai superare i 30 secondi, questo invece dura alcuni minuti, ma sono video che non faccio per riscuotere consensi o far aumentare i miei follower, ma quasi come fosse un diario nel quale quotidianamente registro quello che faccio. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima. Buon lavoro.